Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Benvenuti in questa nuova rubrica mensile interamente dedicata ai seguaci del purcianesimo. Questa volta in versione video, dove poter conoscere ed imparare ad utilizzare tutti quei plugin gratuiti che ormai affollano il web e che, come vedremo, riescono a volte a sorprenderci e a fare egregiamente il lavoro per cui sono stati scritti e rilasciati. Sono spesso plugin fatti da studenti, da programmatori che intendono poi rilasciare una versione superiore, da aziende che hanno deciso di rendere disponibili i loro plugin ormai senza mercato in versione gratuita. Ma facciamo un po' di chiarezza sul termine purcianesimo. È un termine che usiamo sul gruppo di Studio One Pro Italy da qualche anno in maniera scherzosa, ovviamente, ad indicare quello che a Roma viene chiamato purciaro, ossia colui che non intende spendere neanche un centesimo per offrire un caffè. Così, da seguaci di questa dottrina, il purcianesimo appunto, ogni tanto postiamo nel gruppo i nuovi plugin free da utilizzare nel nostro workflow. Ogni mese quindi ne pubblicheremo 5 e vedremo, anzi ascolteremo, come suonano e come impiegarli nei nostri arrangiamenti, nei mix o, in questo caso, nel mastering. In questo primo appuntamento vedremo quali plugin gratuiti sono in grado di aiutarci proprio quindi nella sessione di mastering. Ne ho scelti 5, li ho trovati veramente molto utili, andiamoli a vedere uno per uno. Il primo è il compressore Kotelnikov Mastering Compressor, rilasciato gratuitamente e facente parte ovviamente di una versione più easy di quella professionale che vendono sul loro sito, ma estremamente utile, l'andremo ora a vedere. Poi, sempre da TDR, ho scelto Nova, un equalizzatore dinamico molto bello, per passare poi al nuovissimo plugin free di acustica audio veramente impressionante che si chiama Cerise, ed infine ad uno dei limiter free più famosi, che appunto è il Limiter 6. Infine ho scelto di utilizzare, questa è la versione pro ma esiste la versione free che fa la stessa identica cosa, lo Yulin Loudness Meter per appunto controllare al massimo, quindi in maniera abbastanza corretta, la loudness che stiamo producendo del nostro mastering. Poi utilizzo la versione Yulin Pro durante i miei mastering perché comunque è un eccellente tool di lavoro, anche perché intercetta veramente bene gli intersample peaks e mi permette di vederli correttamente. Andiamo a vedere adesso come funzionano uno per uno. Partiamo dal Kotelnikov Mastering Compressor. È un compressore abbastanza semplice ed intuitivo, quindi troviamo i soliti controlli di threshold, peak crest, soft knee e ratio. Ovviamente il peak crest fa riferimento ad un algoritmo che intercetta le punte di peak e release, e quindi se spostiamo poi comunque in modalità 0 il release viene spento e se lo spostiamo dall'altro lato viene rilasciato e quindi viene spento il release peak. Questo è ottimo per controllare appunto gli intersample peaks all'interno del nostro compressore e quindi anche i true peak. Abbiamo poi controllo di attacco e appunto, come dicevo, il release suddiviso in picco e RMS, molto utile. Abbiamo poi qui al lato il gain reduction che può essere modificato, in questo caso lo sto usando da 0 a 12, ma possiamo alzare o scendere nella scala di visualizzazione per avere una visualizzazione molto più ampia e perfetta. Difficilmente vado a comprimere più di 6 dB. Poi abbiamo abbiamo ovviamente il makeup gain, il pulsante di dry mix, l'output gain e un'interessantissima funzione di delta che ci fa ascoltare direttamente che cosa sta facendo il compressore. Poi il bypass ovviamente di tutto il plugin. Qua troviamo il tipo di oversampling in echo precise e la funzione appunto di utilizzo in mono stereo o left and right o summing. I preset non sono fatti male, quindi possiamo anche partire da uno di questi e provare che cosa succede. In questo momento io ne ho fatto uno mio partendo dal primo, da Mastering Tight, e poi qui a sinistra, alla prima parte, troviamo appunto una funzione di sidechain, perché comunque non ha le funzioni di sidechain esterno e quindi ci permette di lavorare qui in sidechain. Possiamo avere uno slope più o meno ampio
e ovviamente la frequenza di partenza dello slope. Inoltre qua sotto abbiamo uno stereo sensitivity che fa riferimento al rapporto mid-side, quindi più concentrato il compressore sulla parte mid oppure sulla parte side in base a come scegliamo di farlo intervenire. Andiamo a sentire cosa fa. Vediamo come il side viene più rispettato rispetto al mid, quindi viene intercettato meglio. Passando questo valore abbiamo un release sull'RMS senza. Delta, andiamo sulla parte più melodica. Possiamo vedere come poi reagire attraverso l'RMS peak. Eccellente, un eccellente compressore per il mastering, ha un controllo veramente molto particolare, ma ci permette di lavorare in dettaglio veramente veramente bene, considerando che è completamente gratuito. Il segnale poi l'ho inviato a Cerise di Acoustic Audio, il nuovissimo plugin gratuito di acustica, dove troviamo appunto una sezione di input, un controllo stereo spread, un equalizzatore, un compressore, una sezione di preamp e il gain out di controllo. In questo caso sto utilizzando un po' di drive, ho leggermente enfatizzato le 60 Hz, come vediamo con una campanatura, oppure escludendola diventa ovviamente un low shelf, e poi ho enfatizzato anche un kHz 8 circa per dare un po' più di medie, che poi correggerò più avanti con un altro EQ. Ho poi utilizzato la parte del compressore attraverso il threshold, la direzione verso sempre mid-side, un filtro a 250 per bypassare completamente i bassi, un piccolissimo make-up gain e ovviamente il mix in parallelo. Ascoltiamo. Facciamo caso alla compressione sul mid. Lo schiarimento che ho dato ai 16.000. Coinvolgere un po' i bassi. Sono poi entrato all'interno dell'equalizzatore Nova, che corregge dinamicamente lo slam sulle alte e leggermente le basse per evitare che vadano troppo in distorsione quando entrerò nel limiter. Anche una piccola correzione sulle medie e sulle medio alte che avevo enfatizzato attraverso Cerise. Sentiamo senza. Con. Finiamo poi nel limiter. Via. Mettiamolo in modalità brick wall. Controlliamo il clipping. Bisogna scindere un po'.
e infine il nostro Yulin che ci permette di controllare l'uscita. Il limiter 6 poi ovviamente ha una sezione di comp, di limiting, l'high pass filter molto utile, la sezione di clipping e il protection che in questo momento è attivo per evitare proprio di andare oltre lo zero. Quindi anche questo è un limiter molto molto utile. Come vedete non ho utilizzato i preset, ma all'interno troviamo già delle versioni abbastanza comode da cui poter partire. Anche questo completamente gratuito. Trovate poi i link su dove scaricare questi plugin direttamente in fondo nella descrizione. Riascoltiamo con Essence. Come vediamo è comunque possibile lavorare anche con i plugin gratuiti e riuscire ad ottenere un eccellente mastering, in questo caso sulla traccia stereo della nostra base, quindi sul master out. L'importante, come sempre, è seguire le indicazioni, imparare ad utilizzarli e ovviamente conoscere ogni singolo parametro del plugin. I manuali sono utili per questo motivo, ma anche un po' di pratica ci permette di migliorare e conoscere meglio un plugin. Una volta che abbiamo appreso come funziona un compressore, come funziona un limiter, come funziona un equalizzatore, come utilizzarli, possiamo applicare tutte queste conoscenze anche ai plugin gratuiti e sfruttarli al meglio possibile. Ci vediamo il prossimo mese con un altro appuntamento dedicato ai seguaci del purcianesimo. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Sul sito proaudiolearning.com affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!